Dopo l'anteprima speciale del mese di marzo dedicata ai ragazzi, la rassegna Come un libro all'aperto la prossima settimana parte ufficialmente. Parte ufficialmente questa terza edizione dal 19 di giugno con il nostro presidente onorario Marino Bartoletti, uno dei più celebri giornalisti italiani sportivi e direi non solo sportivi, però è conosciuto principalmente come giornalista sportivo e verrà a presentare la sua ultima opera, La partita degli dèi, una bellissima storia dedicata a Gianluca Vialli che racconta il grande calcio internazionale e molti altri personaggi della TV amati da tutti noi. Quest'anno la rassegna, che è una rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo, quindi avremo appuntamenti su Marotta e Mondolfo, inizierà appunto il 19 di giugno e terminerà con l'ultimo appuntamento, il 15esimo, il 1 di agosto. Quindi inizieremo con Marino Bartoletti e finiremo con Marcello Veneziani. Qual è il tema di questa edizione? Il tema di questa terza edizione è quello che abbiamo scelto in collaborazione con l'Ufficio Cultura, la Mondadori Bookstore di Fano, è il valore delle storie. E la parola chiave appunto è valore, perché le storie sono strutture molto potenti, in grado di connettere sentimenti, emozioni, cause, effetti e in più sono in grado di assumere appunto un valore molto soggettivo, molto personale, molto intimo, a volte anche segreto. E per chi ha la fortuna di incontrarle. E va detto che le storie sono anche delle strutture potenti, utili per conoscere, scoprire, scoprirsi. E devo dire che gli autori di questa terza edizione sono portatori sani di storie molto significative. E chi sono questi altri ospiti? Gli ospiti sono davvero tanti, sono ben 15 appuntamenti e tanti in quantità e soprattutto in qualità. Partiremo con Marino Bartoletti, poi Marzia Sicignano, Alessandra Carati che presenterà un libro sul caso di Erba. Poi Giulia Baldelli che è un ritorno, è stato da noi già nella prima edizione. Il 22 di giugno, sabato, avremo Cochi Ponzoni del duo Cochi e Renato che verrà a presentare un libro autobiografico. Sandrone Dazzieri, Luca Bianchini, Serena Bortone. Avremo anche l'onore di ospitare due grandi cantautori nel panorama della musica italiana che sono Enrico Ruggeri e Luca Barbarossa. Poi avremo un guru della radiofonia italiana quale Gino Castaldo che presenterà il suo libro dedicato ai cantautori in una serata di parole e video, quindi una serata di storytelling che sarà veramente eccezionale. Poi il sabato 6 luglio avremo con noi l'onore di avere Maurizio De Giovanni, uno degli autori italiani tradotti in tutto il mondo. Ed è veramente bello e motivo d'orgoglio per noi averlo all'interno del programma. Maria Grazia Calandrone e Walter Veltroni. E chiuderemo, come dicevo, con Marcello Veneziani. Come già accennato da Eve Mattioli, dunque prosegue anche la collaborazione con la Mondadori di Fano. Esatto, siamo al terzo anno e posso dire soltanto che sono entusiasta di questa collaborazione che mi permette di conoscere vite, libri, storie nuove e il piacere poi di condividerle con i lettori, cosa che amo tantissimo. In questo anno in particolare abbiamo storie, il valore delle storie, ce ne sono tante e tante molto importanti. Avremo appuntamenti giugno, luglio e agosto, quindi vi aspettiamo a Mondolfo e a Marotta nelle varie tappe di questa rassegna. Ogni appuntamento è libero e senza prenotazione. Sono felicissima di questa nuova rassegna.